Salve genti, come state amici? Allora, oh santo cielo, cosa sta succedendo a quest'uomo? Allora, dagli, oh santo cielo, lo stress al 90%, Michele c'ha lo stress al 90%, che fastidio. Allora, vi faccio un resocontino di ciò che è accaduto ieri. Allora, stavo cercando di salvare un po' la situazione perché nella... Ma non è questo il salvataggio, però. Aspetta, carica partita. Oh, santo cielo. Oh, ecco qua, ecco qua. Aspettate. Era il ciclo 61. Sì, 16 duplicanti vivi. 16, 16, 16. Qua però erano già incasinati. Torniamo qui. Vi faccio vedere un po' quello che è successo per cercare di salvare un po' la colonia, per cercare di salvare un po' sti omini, che povere creature se ne sono andate tutte. Ci si è dimezzata la colonia praticamente. L'idea è, santo cielo, quanta cosa ci hanno da fare questi qua. Togliamogli tutta sta roba, che se no mi sfollano. Allora, l'idea... Togliamo, questo lo demoliamo anche, che al momento non ci serve, e lo metteremo poi in un secondo momento. L'idea... Anche questo... E anche questo togliamo dalle cose da fare, che dobbiamo cercare di salvare un po' la situazione per questo discorso qua. Allora, qua è smontata la struttura perché... Vuoto, ma non è vero, ma non importa. Allora, cavi, 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 che qua non c'è la corrente, mi sembra. Fammi controllare. Esattamente. Questa batteria viene caricata da qui perché ci mettiamo una bella batteria jumbo qui. Dopo li sistemiamo, dopo mettiamo a posto tutto, volevo riorganizzare un attimo la colonia che... Ok. E qua c'è la batteria, mi sembra coi cavi che arrivano non lì, perché questo arriva lì e arriva sotto, ok. Inoltre la situazione dell'ossigeno era delle peggiori. Quindi io volevo fare una cosa del tipo... Così. E così. Dopo gli metteremo della moquette. Inoltre, stanza, perché questa non è una stanza. Stanza generica. Perché non è una stanza? Dimensione stanza 2778 caselle. Forse perché è aperta qui. Bisogna chiuderla. Vabbè, adesso la chiudiamo. Non importa. Dopo mettiamo a posto anche questa cosa qua. Per essere un bagno, casella, letto singolo, nessun macchinario industriale, 12 caselle, ok. Vabbè, questa cosa dopo la guardiamo. Allora, il discorso è che io volevo far sì, tra le varie cose, ma qua è collegato poi tra l'altro l'ossigeno. Adesso vediamo. Praticamente io ho risolto, sono riuscito a ricaricare il salvataggio vecchio in sostanza. L'obiettivo cos'è? Visto che qua mi stanno seccando fuori tutti, che non c'è cibo, l'obiettivo è questo, quindi andare a recuperare con una scaletta alta 3. Prendere questo e fare una bella copia qui. No, ho sbagliato. Fare una bella copia qui. Una bella copia qui. Per piantarci dentro un sacco di roba, perché questi esserini non hanno abbastanza cibo e questo è un problema. Qua
Qua fa questo e qua ci fa la poltiglia disgustosa. Guardando invece il discorso delle priorità, non hanno priorità, quindi io gli darei un po' di priorità non a questo discorso qua che adesso andremo a finire di costruire, però prima bisogna dedicarsi al cibo, è l'unico modo per riuscire a salvarli un po', quindi ci diamo una bella priorità, ad esempio a questo, gli diamo una bella priorità 9 a tutto quel discorso. Qui, non a questo, che così ci dedichiamo un po' al cibo. Qua ci pensiamo dopo. Qua l'acqua comunque momentaneamente c'è, nonostante la situazione dell'ossigeno non sia delle migliori, come potete ben vedere, però noi ci mettiamo una bella piastrella qui che fa passare l'ossigeno, non qui. E un'altra bella piastrella qui. Sempre per far passare l'ossigeno. Più un discorso così. Qua anche perché. Eccoci qua. Dopo andiamo a modificarlo meglio perché c'è anche il fattore delle stanze. Che bisogna controllare, soprattutto per un discorso morale, perché comunque i nostri omini qua hanno stanza ricreativa, hanno bisogno di un macchinario industriale, oggetto decorativo. Vabbè, in realtà no. Beh, allora questa può diventare una sorta di. Ah, sì, manca la scala però. Così, così, potremmo fare così, e questa, così. Inoltre ci mettiamo una bella porta, che c'è la decorazione, che fastidio. Questo lo rimuoviamo, però lo mettiamo qui. Dovrebbe funzionare come sala ricreativa questa. Però vediamo adesso con calma, poi facciamo tutto. Il discorso delle prese elettriche non è delle migliori, ma adesso la sistemiamo appena abbiamo un attimo di. Purtroppo bisogna un attimo, visto che sono lì al limite, bisogna cercare di salvarli un po'. Salvarli un po', cosa vuol dire? Vuol dire fare di tutto perché si sistemino un attimo e poi andare a mettere a posto, scavare un po' e provvedere a questo discorso qua, visto che la temperatura qua è più bassa, infatti molto fredda, cercare di far sì che qua ci sia la vasca dei liquidi sporchi con la resistenza per scaldarli, che poi vengono su e vengono raffreddati da questo discorso qua che viene mandato là. Per fare questa cosa io qui vorrei mettere un bel generatore, perché comunque col generatore abbiamo la possibilità di non avere per forza bisogno di qualcuno che venga qui a scavare tutte le volte, cioè a scavare, a far andare il macchinario tutte le volte, però sta cosa la vediamo dopo. Ora vediamo se riusciamo prima di tutto a salvare, grazie un po' al discorso che abbiamo ricollegato questo e che c'è di nuovo tutto quel discorso qua. Se riusciamo a salvare un po' quello che è la colonia. Proviamo e se no al massimo inizieremo una nuova partita. Via. Vediamo, siamo messi malissimo, c'è tutto rosso, ma questo non è un grosso problema. Qua gli aumentiamo una bella priorità. Qua non ci sono. Ma quasi quasi, sai che ti dico. Ma sì, facciamo un po'. Poi. Inedia, non è bello. Ricerca, ok. Scusate, dopo vi lascio rilassare, ma mi dovete costruire sta cosa. Inoltre, voglio demolire questo per andare a costruire un altro lettino. Qui.
perché dopo questa diventerà la stanza del benessere. Quindi cavi, prendiamo il cavo conduttore, facciamo. Ok. Qua mi stanno costruendo, sì, grandi, bravi, bravi, dai che la salviamo, la possiamo salvare. Cibo un pochino ce n'è adesso che poi si riattacca questo, cibo dovrebbe esserci. La situazione un po' più problematica adesso però è l'ossigeno che è tutto lì sotto. Però se noi mettiamo questo, questo, questo. Questo e qua ci mettiamo questo discorso qui. Dovrebbe funzionare e ritornare su un po' quello che è l'ossigeno. Vediamo. Poi un'altra cosa da fare importante, scavare qui per avere accesso a più ossigeno. E diamogli una bella priorità, gli mettiamo un 7 così sono un attimino. No, questo no. Arrivo, visto che è caduto il soffitto. Dove è caduto il soffitto? Cibo irraggiungibile, perché? Perché cibo irraggiungibile? Perché è incastrato di sotto? Ma no, può salire. Dai, dai, adesso la sistemiamo sta cosa dell'ossigeno. State tranqui. Che la sistemiamo. Tubature sono collegate tutte queste, manca ovviamente l'ingresso, però lo scarico ce l'hanno tutte qua. Questo è da demolire, non so perché è qui. Non è il momento di un nuovo omino, sai? Scusate, stelle belle, lo so che voi siete un attimo. Ma chi sta soffocando? Ma figa! Costruitegli sta scala, dai! Dai, costruitegli sta scala! Ma gliela costruite? Ma non ci credo che mi muore soffocato! Costruitegliela! Ma guarda la vita! Mamma mia! Sali! Oddio mio, quanta poca vita c'ha! Ma no! Ma sono stronzi sono! Dio santo, abbiamo perso il tuttofare. Che palle, che palle. Niente, facciamo qua un bel. Oh, santo cielo. Figa, ma non è possibile. Mi hai chiamato? Ciao, benvenuto. Tio Griver. Cosa intendi con ti ho chiamato? Che palle. Questo lo demoliamo. Ma mi è morta sta qua. Ma santo cielo che fa. Addio, Sandra, l'ho capita adesso. Faceva ridere. Faceva molto ridere. Che fastidio, che fastidio. C'è seccata fuori il tuttofare. Mettiamo qua un cimitero in mezzo allo schifo, mettiamo.
Germi, qua c'è la morte, va bene. Questo se la mangia tranquillo, perfetto. Ed è morto il tuttofare, va bene, va bene, va bene. A chi è che piace tuttofare? Amici? Amici, vi serve? Oh, Pasquali, Pasqualino, grande, esperto. Proprio si vede che è uno che sa, si vede che è uno che sa. Sa il fatto suo. E visto che contadino c'è già. Nessun altro cazzo di nessuno. Però c'è il medico che può fare. L'unico è Pasqualino che può fare. Grande Pasqualino. Si vede che sei esperto, Pasqualino. Niente, Pasqualino, oltre che contadino, diverrà anche un bel tuttofare. Eccolo qua, a meno che l'omino che stava per arrivare. Però dobbiamo concentrarci al cibo, cazzo. Non possiamo. Diamo un po' di priorità al cibo. E qua diamo un po' di priorità al cibo. Chi c'abbiamo che cucina? Abbiamo Sandro, massimo esperto, Filippa, massima esperta anche lei, mettiamo super priorità a Filippa e Sior Geometra che può cucinare, va bene, va bene, va bene. Lillo fa schifo, non sa fare niente nella sua stupida vita, a parte pilotare, ma va bene, o puoi fare il geometra, che simpatico amico. Pasqualino c'ha un'abilità, eccolo qua. Pasqualino subito tuttofare, va che bel, eccolo qua. Invece che contadino sarai un bel tuttofare, un bel cappellino da tuttofare e siamo a posto. Vediamo, vediamo. Qualcuno dammi un contadino, alghe, che schifo. Agricoltura, pilotaggio, zootecnia, bonus morale, cibo, va bene. Non è male. Però non sa fare. Non ha medicina, lui è bonus morale cibo agricoltura 8. Interessante, interessante. E la chiamiamo in onore di Tio, la chiamiamo Tia. Eh sì, questa qua è, diciamo, la prima volta che provo a salvare la prima run perché è andata un po' male. Ero arrivato a un punto un po' critico. Adesso sto provando un po' a salvarla da uno degli ultimi caricamenti perché non mi ero accorto che c'era una batteria che era scollegata e vabbè, l'avevo dimezzato la colonia e adesso sto provando a salvarla, però sì, è la prima volta che ci gioco, questa è la prima, è ancora la prima colonia, la prima che ho iniziato. Inedia di nuovo. Fantastico, fantastico. A cosa è servito dare priorità al cibo? Un bel cazzo di niente, fantastico. Ossigeno, ti è messo malissimo l'ossigeno. Palle. Messo proprio male l'ossigeno, devono fare ste cose. Cosa bella di sto gioco è che, vabbè, se ci hai già giocato lo saprai sicuramente meglio di me. Come duplicanti? Ah, ok, che paura. Che comunque più ci giochi più sbagli e meno ti stufa, nel senso che comunque ci giocheresti per sempre a sto giochino. Mi date un po' di priorità a questa tomba, che così se la riposa in pace sta cristiana. Oh, dai, che stanno facendo un po' di cibo. Qua qualcuno può diventare. No, questa può diventare una stanza, non ancora. Hai notato che ti manca l'ossigeno? Sì, l'ho notato. Ho notato che siamo messi veramente male qua.
È solo che bisogna mettere per forza un ossigenatore, per forza. Più che altro che qua sotto c'è, bisogna far salire questo ossigeno, è quello un po' il problema, per quello che io volevo un po' dare uno sfogo a sto ossigeno con ad esempio un discorso del genere. No, questo no, sì, questo. Fare una cosa di questo tipo qui. Qui e togliere però questo. Volevo fare una cosa del genere. Perché qua sono messi davvero davvero male. Più che altro che se io vado a mettere altri ossigenatori come questo. Pare che non c'ha le alghe. Perché non c'è le alghe? Non mi dire che abbiamo finito le alghe. Possibile che abbiamo finito le alghe. Ma figa, abbiamo finito le alghe. Ma non è possibile. Che fastidio. Niente, scaviamo. Scaviamo. Bisogna andare su tutta questa parte qua. E poi bisogna andare su a prendere alghe qua. Perché non le metti a schermo? Ah, hai ragione. Così, giusto? Oh sì, grazie, grazie del consiglio, ha perfettamente senso. Anche c'era anche qualcos'altro che sarebbe utile vedere quando finiscono. Quando finisce, le pillole non mi interessa. Tipo tutto il cibo, ci abbiamo solo le puntiglie disgustose. Ah, santo Dio. Io ripeto, questa run sto provando a salvarla perché comunque essendo la prima mi dispiaceva abbandonarla così, però è tutto un po' troppo confusionario, bisogna sistemare un po', anzi, perché sto facendo sta cosa? Potrei fare semplicemente così. E nelle priorità dare prima la priorità a questo. Così. Carbone, sì, anche quello è vero, è vero, è vero. Quello dovrei averne un bel po'. Mi ricordo io. Ventisei tonnellate, esatto. Perché non ho generatori ancora me. Ma tu che sai? Generatore scalda tanto, cioè inteso tanto da condizionarmi, perché già la temperatura non è delle migliori in questa zona qui. Dici che va a scaldare tanto da compromettere l'abitabilità in questa zona qua, o semplicemente un po' più caldo? Ah, ecco, inoltre farei un discorso del genere. No, qua non ancora, ho sbagliato, perché qua voglio fare un altro discorso e bisogna andare ad allungare. Ma che cosa sto facendo? Bisogna andare ad allungare un po' qui, una cosa così, perché questa poi diventerà la pozza d'acqua. Così.
Da lì dovrebbero arrivarci. Ok. Ah, ok. Beh, allora quasi quasi un bel generatorino a carbone lì per dare un po' di corrente. Io ce lo piazzo. Là. Quant'è che produce di più 600 watt, non male. Eh sì. Speriamo. Speriamo di aprirla in tempo l'aria condizionata perché sennò è un casino. Cibo lo stiamo recuperando? No, neanche un po'. Fantastico qua. Ah, qua me l'hanno costruito però. Perché non può? Perché non ha scavato lì. Stupido in culo. Giustamente, poi lo puoi sempre mettere lontano. L'ho messo tipo in faccia alla gente mentre mangia. Però questo è un altro discorso. Adesso lo sistemiamo. Adesso lo sistemiamo. Allora, bello impegnativo, sto gioco. Non me l'aspettavo. Mi aspettavo fosse più soft come approccio. Invece, se può bastonarti, ti bastona volentieri sto gioco. Perché non me lo sta facendo mettere? Perché c'è da scavare prima. Quante task gli ho dato poi? 8 milioni di task. Però almeno hanno. Ma questo cosa ci sta facendo qui? Ma io non ci voglio credere. Me la salvate questa creatura? Grazie, molto gentili. Sì, hai ragione, lo mettiamo lontano. E il generatore, nonostante poi ci sia un po' di situazione che dobbiamo sistemare, io lo vorrei mettere. Pappa, letto comodo. Generatore, eccolo qua. Mettiamo qui. Ne mettiamo due, che questa è una zona fredda. Ma sì. Sì, infatti non serve il gioco. Mi bastono io che sono stronzo che mi metto le. Il generatore qua sulla faccia della gente che mangia, giustamente. Però questo. Oh, finalmente mi stanno portando via il cadavere. Povera. Piangi, bravissima. Bene, adesso che sei in lutto, superato il lutto, ti metti al lavoro per cortesia, grazie. Ossigeno. Peggio di prima, fantastico. No, dai, qualcosina sta scendendo. Però se qualcuno mi potesse scavare giusto quella zona qui, cortesemente. Grazie. Grazie. Là. Cibo, qualcosina abbiamo recuperato. Questi stanno piangendo, ah perché sono in lutto, povere creature. Cosa diavolo è quella cosa che è caduta lì sotto? Polenta, ma questo è uno stronzo in culo. Ma gli è. Si è fatto cadere il cibo, se già abbiamo poco. Ah! Perché è di struttura disattivata? Eh sì, è vero, se tu li lasci, se tu li lasci fare loro sopravvivono, si fanno i cazzi loro. è vero, però, cioè, devi pensare a tutto, non è, almeno,
rispetto ai giochi che gioco di solito, non è. Converte gas naturale in energia elettrica, produce anidride carbonica e acqua sporca. Raffina petrolio, converte petrolio, ok. Cosa ricerco di interessante? Hai consigli sulla ricerca? Su qualcosa da ricercare che può essere interessante o utile? Sì. Telefono, divieto automatico. Di controllo, rumore di terra, rampa di lancio. Sensore germinale. Clinica, contenente animati. Potenti medicinali, però non è ancora il nostro momento di usare quello. Aggiunzione di ingresso permette di caricare liquidi di di un razzo. Macchina del caffè. Carina la macchina del caffè. Dentro il gas, conta gas, fine di ossilite, usa sabbia per filtrare ossigeno inquinato dall'aria per l'infusione, schiumatoio, porta stagna meccanizzata, nella tua situazione magari nessuno ricerca la soluzione giusta. Eh sì, anch'io sono dell'idea che mi sa che al momento non conviene, cioè la ricerca, quello che ho, comunque è sufficiente per almeno stabilizzare un attimo. Il problema è che per avere più forza lavoro ho bisogno anche di più cibo, perché nella situazione di adesso sono tutti messi malissimo. Tra l'altro, io sto facendo scavare questo. Deodorante e schiumatore a breve ti saranno utili. Perché qua ci sono alghe in realtà, quindi sti cazzi, scaviamo tutto e basta. Ricerca, abbiamo detto che è. Tu dicevi deodorante e schiumatore mi saranno utili. Che cos'è che fanno? Schiumatore è questo. Ah, deogenante, non deodorante. Deogenante, sì. Ah, ok, non sono stupido. Ok, no, ho letto deodorante, ho detto, boh, magari puzzo. Deogenante, usa la sabbia per filtrare ossigeno inquinato, schiumatore per filtrare un po' i gas. Non è un'idea stupida. Il generatore ovviamente non se ne incula nessuno, ma perché ci sono un sacco di robe e priorità in giro. Cioè, non vorrei sovraccaricarli troppo, cavolo. Qua è acqua sporca pronta per essere ciucciata, ma qua il cavo non lo sta facendo nessuno perché rame. Non consentito agli orari. Oh, Madonna, che blocco incredibile. Questa creatura qua. Attacchiamo, attacchiamo. Dai, mi sistemate sta situazione di ossigeno, per favore, grazie. Mancanza di risorse dove? Eh sì, lo so, Stella, lo so. Cosa c'ha questo? Cosa c'ha questo? E niente, si è curato, a posto.
Lei che doveva diventare il nostro agricoltore di fiducia. Mettiamo il bel cappellino, eccolo qui. E torniamo alle priorità e là, facciamo così. Anzi, uno. E abbiamo detto che il nostro Pasqualino, che è diventato tuttofare. Vabbè, però in realtà la pulizia non gli abbiamo data, quindi va bene. Nessuno li cerca selezionata, lo so, vabbè, intanto possiamo cercarli, ma. Mi ha dato abbastanza lavoro per 10 giorni, di solo aspettare. Sì. E il problema è anche questo, sto gioco. Mi faccio prendere dalle robe da fare, gli do una task dietro l'altra, pim 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 pim. Questi qua gli diventano delle macchine da guerra, ma non riposano mai, tipo. Diamo un velocizzino piccolo piccolo. Attributi migliorati a chi? Oh, grande. Ma perché mi sembra che scatticchi così tanto? Sembra che proprio vada a scattini, ma forse è un problema della stream. No, non mi pare. Bassa risoluzione. Anzi, aumenterei ancora un pochino, che sto diventando un po' cieco a guardarli così piccoli. Oh là, va bene così. Inedia chi? E vai a mangiare, Stella. Carne qua a raccogliere subito. Bisogna fare qualcosa e chiudere anche sto pezzo qua, perché visto che qua sono stronzi, dopo rimangono sotto. Facciamo uno per volta, pian pianino. Anzi, ti dirò di più, questo lo lascio. Demoliamo questa. Dopo ci mettiamo una bella piastrella e stop. Bravo. Così. Carne l'han presa, sì, e con la carne ci facciamo qua dalla signorina Filippa una bella grigliata finché ce n'è. Signor geometra, ho ottenuto un punto abilità. Il problema è l'ossigeno. Però dai, sembra che. No, forse solo una cazzata. Però mi sembra che stia migliorando un pochino, forse. Più o meno. Più o meno. Germi, situazione. A posto, dai, bisogna dare una disinfettatina. Nulla di che. Oh no, neanche.
Perché sono stronzi questa cosa qua, non la... Dio mio, quanti germi qua. Ma guarda quanto sono zozzi questi invece. Oh, santoci, non finiremo mai. L'acqua qua c'è, ma non se la caga nessuno. La prendo tutti da qua. Qua prima o poi finisce se non andate avanti. Tesori belli. Alghe 14 tonnellate, non male. Non mi dire. E io che pensavo che qualcuno stesse andando giù di sotto a fare sta cosa. Casella delle priorità. Assolutamente non se ne guarda nessuno. Schiumatoio, usa la compra filtrare anidride carbonica dall'aria. Profuma di agrumi. Al signor Sandro glielo diamo. Gustavo, letto a castello. Carla. Boh, non capisco. Sono la stessa persona. Brando, Filippa, Gustavo e Jonathan. Ok. Ossigeno? Santo cielo, l'ossigeno è. Però se finisce qua sotto, a noi ce ne sbatte anche un po' il cazzo, detto molto sinceramente. Toh, voilà, facciamo proprio così. Là. Passiamo un pochino il livello lì. Scaviamo questo qui. A parte questo che non ci arrivano. Così. Aspettiamo, vediamo. Nuove creazioni sono disponibili, aspettano, mancanza di risorse, come era ovvio che fosse.
mancanza di risorse, anche qui come era ovvio che fosse. Inedia di chi? Avvelenamento da cibo. Mancanza di risorse lì, ok, pendolarismo per forza, ricerca completata, fantastico, inedia, che fastidio. Ma chi è che sta russando? Ah no, certo, Gustavo. Gustavo non vai bene lì, Gustavo devo metterlo qui perché è un russone di merda. E qua ci mettiamo Tia, eccola qua. Oh, grazie a Dio stanno facendo il... Se il generatore a carbone è qui. E io ci metto delle batterie. Si potranno caricare e usare quelle come fonte di corrente? Il problema è che questo eroga 600 watt, quindi... Adesso vediamo. Attenzione. Potrebbe anche diventare questa tutta la zona, diciamo, costruttiva e fare una zona ricreativa da parte di qua. Però c'è da salire un po', provare a salire un po' come stavo facendo. Però prima di andare su, prima di andare a esplorare un po' così, vorrei, anche perché qua è pieno di germi, quindi non esiste. Nessuna ricerca selezionata, lo so, però diamo qualche abilità prima, tipo Lillo. Lillo è felicissimo questo Lillo. Incredibilmente felice questo Lillo. Sandro, grande Sandro, che è il nostro chef tuttofare. Massimo esperto di agricoltura, e poi facciamo diventare anche zoofilo, va bene. Signor geometra qua, facciamo diventare un geometra come si deve. Hola. Quindi diventiamo un bel demolitore, eccolo qui. Sandro mi è diventato un proprietario terriero. Mettiamo il bel cappellino, eccolo qui. No, anzi. Lasciamo lo chef, tanto la priorità è su quello. Lillo cosa può fare? Vediamo, te lo lasciamo così. Andiamo sulle priorità, resettiamo un attimo tutte le priorità. Non diamo la doppia priorità come prima. Ma ne diamo solo una. Cioè solo una punto priorità, diciamo. A tutto ciò che è rosso, che immagino sia ciò che gli piace fare, deduco io. Medicina, perché non c'è medicina? Non mi dire che è morto il...
No, medicina, eccolo qua. Là. Ok. Non liquidiamo l'attacco a Gustavo, che è Gustavo, grandissimo Gustavo. Allora, Paku, sono creature capaci di venire di fuori dei corpi. Uova di sbuffetto. Glumi di melma, che schifo. Mary, e la chiamiamo Giovanna. Subito, abilità. Giovanna, c'è già Exotute, Madonna. Mettiamo il cappellino. Oh, fattorino, che così consegna materiale. Fantastico. Fantastico. Ok, e priorità a Giovanna, Inedia di nuovo, che coglioni. Giovanna qui, mettiamo pulizia. Consegna, super consegna, lei è la massima esperta consegnatrice. E lasciamo così. Mancanza di risorse, per forza, stelle belle perché non c'è. Mi sono rotto il cazzo di vedere questa. Oh là, perché vedere continuamente queste risorse un po' mi aveva un po' rotto il checzo. Guardiamo di qua, polenta fritta, omelette, serve l'uovo crudo che però non ne abbiamo, quindi al momento lo togliamo. Noce di fruttaceto non lo abbiamo, intanto facciamo solo la polenta fritta. Vermi sott'aceto invece lo farei perché comunque grigliata lo toglierei, perché comunque i vermi li raccogliamo spesso, eh. E pian piano. E pian piano comunque la situazione sta un po' migliorando. Stanza non abbiamo ancora assolutamente niente, invece sì. Sala grande. Carino, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sento che ce n'è uno in più, fantastico, non è un problema. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No, sono tutti. A chi non è assegnato il tavolo della mensa? A Giovanna, che glielo assegniamo. Sala grande, fammi vedere le stanze come funzionano. Sala grande, eccola qua. Aia. Bonus morale. Mangiare all'interno di sala grande, ovviamente non trovo niente il morale. Tavola della mensa, nessun macchinario industriale, dimensione mia 30 catena, dimensione massa 120, oggetto decorativo, struttura ricreativa. Perfetto. Mensa, mangiare presso un tavolo della mensa all'interno di una mensa, ma che non è. Tavolo della mensa, nessun macchinario industriale, ok. Camera da letto, no, queste le faremo poi. Stalla, serra, stazione di coltura. Stazione di coltura. C'abbiamo una stazione di coltura noi? Stazione di coltura, eccola qui, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E perché non c'è? Però qual è il requisito della va bene.
Sì, ho capito, capito, pausa. Questa la... Mettiamo qui. E niente, lì non ci può andare. Ci facciamo una bella piastrellatina qui. Anzi. No. A volte sì, a volte no, tipo adesso no. Qualcuno ha combinato un pasticcio? No, non mi dire. Ma sei uno schifoso, sei uno schifoso. Sei veramente uno schifoso. Ma che schifo. Schifo di uomo. Ok, allora, ossigeno insufficiente l'abbiamo capito. Scusate, eh. Ok, qua ossigeno, bisogna fare qualcosa per sto ossigeno. O che gli mettiamo momentaneamente delle piante di merda qui. Questo qua. Anche se produco germi, però almeno questo ossigeno qua me lo tirano via. Perché io la ossifelce, questo qua. Non ce l'ho. Sì, però me ne servirebbe un altro. Ecco qua. Questi due li metto. Da meno 55. Ah, bisogno di freddo però. Non va bene qua. Non va bene, non va bene. Gli mettiamo questa. Che fastidio, qual è il problema? Vediamo un po' com'è la temperatura. Qua caldino, eh? Qua caldina la situazione, ci sono troppi macchinari. Questa potremmo farla diventare a suo tempo una bella zona industriale, mettiamola così. Qua ci rimetteremo le stanze. Qua la mensa, vabbè, ovviamente qui la possiamo sempre spostare.
Qua ci facciamo una stanza di qualcosa. Cosa si può fare qui? Si può fare una sala relax. Mensa. Scusa, sala grande. Mensa. Vabbè. Ah, ok. Struttura ricreativa, va bene. Camera da letto no, lavanderia, sul bambino usa gabinetto, lavanderia, sul latrino, sul macchinario industriale, dimensione mia. Bagno, lavanderia, sul macchinario industriale. Bagno, lavanderia, che differenza c'è? Gabinetto, lavanderia, nessun latrino, sul macchinario industriale. Cioè questo. Questo è letteralmente il nostro bagnetto. Non è. Vabbè, ma se noi qua mettiamo questo, lo copiamo, facciamo una bella porta qui, ci mettiamo una bella porticina qui, diventa automaticamente un bagno questo qua. Che problema c'è? C'è il bagnetto e questa invece diventa una lavanderia. Perché? Perché adesso c'è la scala ed è aperta. Certo, questa è una stanza, questa è una stanzona unica. Ok. Clinica del benessere, eccola qua. Lettino da massaggio, oggetto decorativo. Equipaggiamento medico, bagno, tavolo della mensa, nessun macchinario industriale. Anche questo, per esempio, noi possiamo demolire questo, demolire questo, demolire quella scaletta qui. L'equipaggiamento medico c'è. Abbiamo detto ospedale, equipaggiamento medico, bagno, tavolo della mensa. Nessun macchinario industriale, top. Bella, momentaneamente lo lasciamo lì. E facciamo così. Hola. Inoltre volevo assegnare un tasto in modo da avere il comando rapido. Scusatemi, eh. In modo da avere il comando rapido. Questo è su, no, sbagliato, non su desktop, ma su Oxygen Not Included. Mettere un bel disinfetta pulisci. Scava. E invece che il mop, qua ci mettiamo il tasto copia, dove cazzo è? Dov'è? Tasto B dovrebbe essere. Copy building, eccolo qua. Hola. Ok. Disinfetta lì sopra, va bene. Anche se metterei scava qui. E
qui. E raccogli con quello. Ok. Cibo, sono sempre poco cibo, cavolo. Ok, così dovrebbe funzionare. Una volta che abbiamo prioritizzato questo aspetto qua del cibo, 8, 8, hanno quasi finito le piastrelle, quindi una volta finite quelle, tecnicamente l'unica cosa che rimane da fare quelle. Quindi io direi che possiamo iniziare a risovraccaricarli come dei figli di puttana e fare una cosa di questo tipo. No. No, 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 no. Andiamo giù. Là, ecco qua. Inoltre facciamo così, così, così. Ci credo. No, cosa fa? Ponte mi serve. Così. Così. Da qui.
Madonna, che giro assurdo che stanno facendo queste tubature. Però così è tutto collegato, bagni, docce, eccetera. Diamo un'occhiata allo sito. Oh, là, così come piace a noi, va bene, va bene, va molto bene. Qua scende pian piano, ma purtroppo. Dai che adesso spaccano e inizia a passare, eh. Adesso inizia a passare, adesso inizia a passare. Inizierei anche a fare una base del tipo. Non passano i liquidi, quindi non può andare sotto il liquido. Questo perché è massima pressione gas. Media di chi? Ma in idea di chi? Ah, ecco, non abbiamo finito le tubature. Pensavate voi. Lo scarico è lì, è ok. La pompa prende da lì. E manda. E manda. Qui. E manda qui, ok.
Ok. Coltivazione. Ok, no. Metalli rifiniti, ok. Lo becco, eh. Stazione di coltura, eccolo qui. La mettiamo qui. E lì vedremo cosa farci. E questi li togliamo. Vediamo come va. Ma questo mi ha chiuso qui. Pian pianino qua la situazione scende. Tra l'altro, ma questi stanno già facendo il tubo, ma sono degli esseri incredibili. Fa vedere la tubatura. Oh, la Madonna di Dio! Quindi corrente, gli mettiamo un altro bel generatore sulla faccia. Dov'è? Dove cazzo, eh? Corrente, generatore a carbone, eccolo qua, lo piazziamo qua sotto e ci mettiamo delle belle batterie jumbo.
E iniziamo, visto che il coso è basso, a demolire questi. Questi e questi. Qua gli arriva corrente, eh. E sotto delle batterie non sono male. Ma noi ne mettiamo altre qua. Mettiamo un altro per generatore. Temperatura. E sotto è caldina. Caldina qua la situa. Qua è frescolina la situazione. E allora sì, e allora sì, facciamo piastrella qui, facciamo elettricità, un bel generatore, due generatori. No, come allarme giallo? Perché allarme giallo? Dov'è allarme giallo? Ah, me l'hanno bloccato lì. Che fastidio però. Non mi fare pasticci. Oh Dio mio, grazie a Dio. Ok. Oh, qua non c'è. Là. Bisogna sradicare questo. Ma basta con sta inidia, cazzo. Ah, che palle. Nessuno si lamenta, quindi questo cosa vuol dire? Sì, pian piano fanno questo, qua passa il gas, va bene. Qua scende tanto l'anidride, ma noi la faremo scendere ancora più sotto. Ora andiamo dalle impostazioni di G-Hub, che devo sistemare di nuovo il mouse perché questa cosa non va bene. Andiamo un secondo sui comandi. Scava. Qua ci metto invece che disinfetta. Demo. Deconstruct, eccolo qua. Pulisci. Che
che raccogliere il tranquillo lì e poi vedi. Perfetto, perfetto, perfetto. Poi, qua loro stanno già scavando, ma secondo voi se si scava sotto alla tomba cade il cadaverino? Se è così, goti. Letteralmente goti. Inedia de chi? Ricerchiamo. Cibo. Fanculo. Rullatore. Uova non ne abbiamo al momento. Raccogli. Anche perché l'acqua qui pian piano se ne sta andando, quindi se cortesemente mi finite questa merdata qui, facciamo un 8. Grazie, 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 grazie. Allora, visto che qui però non c'è più i lettini da massaggio, vorrei fare qui del qua, qualcosa di decoro. Una bella cornice da soffitto. Qualcosa di decoro. Dei lettini da massaggio. E cos'altro serve per la stanza? Lettini da massaggio. Adesso macchina di stiraggio, oggetto decorativo, 12 cavalli. Perfetto. Questa batteria qua. Tipo. Al posto di questo gli mettiamo una bella batteria Jumbo appena si sveglia.
Caveria, come si è messi? Questi generano corrente qui, questo genera corrente qui. Qua c'è un cavo dove andare a prendere questo. Ne direi questo cavo lo facciamo arrivare perché non c'è? Perché non abbiamo abbastanza materiali. Carla. Jonathan qua al massimo infermiere esperto. Facciamo anche stagnino, facciamo anche stagnino. Lucrezio, ingegnere. Mario, massimo artista. Michele, anche questo. No. Diamo scavatore. Pippo, eccolo qua, Pippo il massimo esperto. Facciamo anche geometra. Ah, che bello. Mettiamo un bel cappellino perito agrario, tipico cappellino da perito agrario questo. Ok. Ok, mi sembrano tutti super felici, super contenti, va bene così. Ma ancora sto coso. 9 forza, voglio suonare un po' di decorazione, un po' suonare l'agricoltura. Voglio suonare con una nuova atletica. Immune a velenamento.
Va bene, no, voglio lui però, che c'ha forza, consegna un nuovo fattorino e lo chiamiamo Mohammed. Mohammed, eccolo qua. Mohammed, abilità, subito. Fattorino. Subito il cappellino da fattorino. Eccolo qua. Dai, che poi. Ma poi, tipo, questa batteria quanta ne fa di corrente? 10 kJ. Invece questa 40 kJ. Quindi comunque togliere, per esempio, una e due per metterci una batteria jumbo, tipo. Questa che cazzo è collegata? Cioè questo è collegato a questo, che è collegato a questo, che è collegato a quello, che è collegato a quello, che è collegato a... Vabbè. Questa io la demolirei. Questa io la demolirei. La demolirei, ho detto la demolirei, ok, perché anche qui ci mettiamo, indovinate un po', una bella jumbo. Caveria sembra tutta a posto, questi non ci hanno mai corrente, ma questa... Andremo a ricaricarla poi collegandoci a quello lì. Attenzione! Attenzione, attenzione, attenzione. Ricerchiamo questo. Cos'è che vuol dire produce il microfono? Piastrella traspirante, viene a venire. Non si trova in serra. Come non si trova in serra? Perché è triste? Qua appena finiscono dovrebbe diventare non c'è l'oggetto decorativo, ma guarda, te lo mettiamo subito. Decoro.
Adesso glielo mettiamo, adesso glielo mettiamo. Stanze, abbiamo detto, questa è la cucina. Questo non so perché l'ho messo qui e non volevo metterlo mai qui, ma volevo metterlo un bel vaso appeso qua. Stanze. Questo è diventato il bagno, che non è utilizzabile, ma non importa. Tubatura, oh santo cielo, non volevo vedere questo. Letto. Questo diventerà la stanza del benessere appena fanno quello lì. Ora, qua sotto qualcuno è andato avanti. Oh Dio. No, nessuno è andato avanti. Batteria Jumbo. Ok. Qua invece questo carica. Non ci arrivano qua. Là. Cominciamo ad avere un po' delle stanze. Qua appena faranno quello, cominceremo ad avere delle stanze. Tubature. Siamo quasi a posto per quanto riguarda l'utilizzo. Io direi che è giunto il momento di rimuovere quelli. Plastica non l'abbiamo. Non l'abbiamo. Però così. Perché mai? Dove sta andando questo Cristiano? Oh cielo.
Perché qua di nuovo non c'è. Tra l'altro, stanze. Pian piano sì, facciamo tutto però. Momentaneamente. Vorremmo anche andare a scavare in tutto ciò. Qua nessuno si è più preoccupato. Costruzione raggiungibile da chi? Perché qua non possono scendere. Errore mio. Errore mio. Errore mio, errore mio, errore mio. Grande. Germi. Oh santo cielo, bisogna disinfettare subito.
Santo cielo, che impestati che sono questi. Ok, salviamo intanto. Ok. La stai disinfettando? No. Scavo. Ok, tanto loro qua stanno lavorando. Qua si è creata un'altra stanza. No, perché no? Perché non c'è una stanza? Perché manca questa cosa qui. Come facciamo ad andare a prenderlo così? Che palle. Questa me la fate per favore, grazie. E demolite anche questi due. Ok, ci siamo. Poi questi sono il... Allora facciamo subito delle jumbo. E facciamo anche un coso isolato, una piastrella isolata. Così. Demoliamo. Forse non serve. Ok. Mantenendo inviolati i livelli di pressione di aria diversa. Attraverso le porte, invece una porta stagna, un flusso di liquidi e gas. Ok, così vediamo la temperatura. Oh, quanto tanto qua c'è freddo. Ma chi? Ma figa, non ci credo. Ma dove sto respirando? Gente? Gente? Un messaggio? Un allarme giallo? Gente, bravi. Gente, me lo salvate? Allora,
Lui è Mohammed, grande Mohammed, dov'è Mohammed? Eccolo qui. Ma non ha abilità. Clelia, massima domatrice. Clelia, la mettiamo un artista, bello, un artista. Giovanna, oh, corriere. Ok. E dopo faremo esperto di exotute. Lo è già. Va bene, priorità. Sono corrette. Abbiamo mai messo la priorità a Mohammed? No. Andiamo, pulizia. Tutto fare, consegna. Perfetto. Qua il cavo non lo faremo mai. Ossigeno, qua è messo davvero malissimo. Porca troia. Cazzo, la pompa. Già meglio. Devo andare a prendere alghe perché 15 tonnellate sono pochine. Oh, là, ospedale, stazione del cibo, qua l'hanno fatto e quindi qua io andrei a costruirci una bella. E ci facciamo una porta, volevo dire. Là. Quindi questa dovrebbe diventare... No, perché è aperto lì. Mettiamo la porta anche lì. Subito. Tanto. Ma non ci credo io. Ok, appena finiscono.
Cazzo, non c'hanno i letti, non c'hanno. Sessantaquattro. Camera. Nessuna branda. Nessuna branda, queste sono tutte brande, ma non importa. Sapete cosa faccio? Questa no. La copio qui. Qui ho detto, oddio mio. Potrei anche rifarla, però per fare il letto mi serve, per fare il lettino comodo comodo, eccolo qua, mi serve metallo rifinito, che non ho. Vediamo se abbiamo finito la serra. No, non l'hanno finita perché 236 caselle. Che palle. Solo per quello, giusto perché qui
236 caselle. Se io faccio una cosa che non si fa. No, è comunque troppo. No. Bisogna fare una cosa diversa qua. Bisogna chiudere qui. Cosa succede? Terrotto, non succede, c'è troppo ossigeno adesso. Raccogliamo con un po' di priorità, per favore, tutta questa roba. Grazie. Fino a 70. Abilità. Signor geometra e anche chef. Non male. Pasqualino. Pasqualino è un maestro Pasqualino, cazzo. Lillo super felice qua. Infermiere, eh. E nuovo personaggio. Cibo, stiamo messi da Dio al momento. Scavo scienza, atletica medicina. Ma sì, andiamo Burt. Abilità di Burt. Cosa piace fare a Burt? Ancora un altro decoro, ancora un altro geometra, basta. Cos'è che abbiamo meno? Infermieri, piloti, infermieri. Tu sarai un infermiere, l'ho deciso io. Però lasciamo così, senza niente, lui è tipo un jolly. Questo cosa sta facendo nella vasca dei germi? Perché c'è qui... No, perché ci sono i germi? Perché qualcuno ha fatto un pasticcio, ecco perché. Mi stanno facendo un macello. Qua non si può andare perché è pieno di germi. Però sai cosa faccio? Io qua la chiudo con una bella porta. Guarda cosa combino. Allora, una porta qui. E la metto qui. Poi una porta qui. Scaviamo. Così.
Facciamo una bella scaletta. Qui così. E poi prendiamo questo e ci facciamo la bella parete. Così dovrebbe funzionare a rendermi. Ah, qua devo toglierla, ma non importa. Il problema è che se chiudo qua, qua non si regge più. Perché si sì, guarda già l'ossigeno adesso. In realtà è lì il problema. Quindi, sai cosa? Fanculo. Demolizione. Da qui. Questa la copiamo, la mettiamo qui. Così. Ci siamo. Ci siamo. Speriamo che queste siano. Se io guardo le 163, perché adesso considero ancora tutta una stanza unica, giustamente. Questo che problema c'ha? Ok, 20, 20, 20, 20. Qua un bel semino da metterci, non ce l'ho. Però è una stanza del piacere, quindi. Qua, appena si decidono a fare sta merda. Anche perché l'acqua qua ne abbiamo davvero poca, quindi se per cortesemente vi deste una leggera mossa, grazie, molto gentili. Allora,
Dopo di questo dovrebbe essere tutto a posto, perché comunque se noi facciamo... no, questo non c'entra assolutamente niente. Mettiamo il fertilizzante. No, il setaccio. Mettiamo... il setaccio. Aspetta. Cosa lo spazio? C'è la piantina di merda, ecco cosa c'è. Ma porca troia. Mi venite a scavare queste merde, cortesemente, grazie. Sì, però tesori belli me ne dovete raccogliere ste robe. Ok, disattiva struttura intanto che le batterie sono cariche. Qua facciamo una bella caveria che va. Cavo che va da qui a qui. Ok, però questo disattiviamo struttura. Disattiva struttura. Soglia del carburante, facciamo 30% e qua mettiamo un 30%. Cavi. Cavi di questo. Io li farei arrivare. No, ho sbagliato sta merda. Devo copiare questo e metterlo qui. Così. E cavo. Dimmi che ce l'abbiamo. No, che fastidio. Allora, sai cosa? Annulliamo a fare questo momentaneamente. Così intanto ci abbiamo il cavo. Non ce l'abbiamo ancora, bastardo.
Certo, non c'è un metallo rifinito. Niente, questi materiali qua sotto non me li raccolgono in nessun modo. Costruiamo un pulitore. Ma chi ha combinato un pasticcio? Ma ha combinato un pasticcio. Qua l'hanno fatta sta situazione? Stanza generica. Ma scusa, ma serra? Stanza generica. No, 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 cosa state facendo? Cosa state facendo? Cosa state facendo, brutti idioti? Quanto sono stupidi, quanto sono stupidi. Cristo. Lo so che il cavo non ce l'hai, dai. Ma prendere il cibo da qua sopra, le robe da qua sopra. Ma... Questo è disattivato, ok. Guarda, che c'è la pulizia anche qua. Ma porca troia. Lo sapevo che questi mi facevano casino. Lo sapevo. Questo nessuno si sta interessando. Ma a noi non ce ne importa. Anche qui sembra che tutta sta zona qui non... Non gliene freghi a nessuno.
Però andiamo sotto controllo l'ossigeno, che è santo cielo. Qua bisogna fare qualcosa. Germi giù un sacco. Qua sta, perché noi gli stiamo dando sta roba, ma gli stiamo dando sta roba, ma al momento. Si potranno togliere questi e usare solo le batterie. Senza i generatori. Vabbè, io non tocco, eh. Non tocco che se no mi. Qua c'è dell'acqua, la andiamo a prendere intanto. Per forza. Per forza, qua sta finendo. Io non tocco adesso. Qua sono tutti secchi, ma non importa. Ah, dimensioni. È un problema. Che però sono 171 caselle, vuol dire 171 meno sono troppo poche. Possiamo ridurre un po'. No, qua no, se no. Vediamo. Così per forza c'è il limite sotto e non è male. Inoltre scaverei anche. Io adesso non toccherei niente, perché comunque il cibo ce l'abbiamo e la metà rispetto a prima, porca puttana. L'acqua ce l'hanno lì, l'acqua ce l'hanno qui, poca, troppo poca. Ah, inoltre qua dobbiamo fare solo, esatto.
Vediamo, dai, vediamo, vediamo, vediamo se ce la fanno a... Se costruiscono questo dovrebbe essere... Se noi facciamo una cosa di questo tipo... Tra l'altro qua... Ah, stavo dicendo che cazzo sono spariti, sono qua. Allora, tubature, tubature, tubature. Ok, le tubature sono tutte collegate, aspettano solo quel pezzo là. Solo quel pezzo là. Qua ci sono dei germi, un po' stanno aumentando. Elettatura. Qua l'acqua sta davvero scarseggiando, eh. Bisogna finire sto mestiere. No, come inedia, come è possibile inedia? Cosa stanno aspettando? Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sei, sette, diciotto. Serve un'altra branda. Che non possiamo fare il letto castello, però. Quindi continueremo con le brande e basta. Qua tra l'altro. Cosa succede? Perché? Dimensione massima, caselle. Figa, 40 caselle. Dimensione 75 caselle. Sì, però, santo Dio. Sì, però il fatto è che... Cos'è che succede qua? Crescita interrotta, fertilizzante. Allora, facciamo demolizione. Ma scusa, se questa diventa una serra. Non
non importa. Questo, la demolizione l'abbiamo già fatta. Ok, vediamo com'è. Questo sarà enorme, non ci potrà mai essere. Io non devo toccare niente, però mi serve dell'acqua. Dove cazzo la trovo dell'acqua? Qua. Acqua pulita, piena di melma però. Mamma mia. Mamma mia, oh, difficile questa cosa qui. Facciamo una copia, però voglio la visuale germi, per favore. Richiesta. Va bene. Vediamo come va. Vediamo come va, perché qua non sta andando troppo bene. O meglio, abbiamo salvato una situazione. Che casino. Abbiamo salvato una situazione che era praticamente critica per andare a finire in. Madonna, sembro illuminato da Gesù, sembro. Abbiamo finito una situazione, cioè salvato una situazione che era praticamente super super critica, però e ci facciamo un'altra pompa. Per forza, per forza, per forza, momentaneamente qui. Per forza. No, aspetta, dove sta scavando per far. Ah no, non è melma. Cioè, o meglio, è melma ma senza nessun germe esterno, perfetto. Ah, ma ha fatto tutto. Qua mi hanno fatto tutto comunque nel mentre. Bravi. Ci sarà anche il cavo adesso.
Che poi il verso in realtà, questo è quello, quindi se io da qui, cioè se io da qui che parte faccio, no, aspetta. Devo fare devo arrangiarmi così, quindi prendere questo. Boom. Così anche qua arriva tutta la superalimentazione dei cavi. Quindi arriva l'alimentazione di queste batterie e arriva l'alimentazione di queste batterie, che questa è disattivata, giusto? No, ho detto qui. Questo 30%, 30% ed è disattivato, fantastico. Quando noi lo facciamo, qua avremo il cavo super pompato dal quale sì, ho capito, ricerca completata. Mancanza di risorse dove? Pota stella. Cinquanta ne facciamo, va bene? Kit medico invece ne facciamo 20. Ok? Questo non lo facciamo. Antiradiazioni adesso non ci serve, quindi non è il caso. Qua ce l'hanno fatta, quindi noi facciamo questa, la copiamo, la mettiamo qui. Questa la copiamo e facciamo tra così. Qua non so perché, dimensione 73 caselle, mai rotto il cazzo però, eh. 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, anzi no, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ci sta. Questa la smontiamo. E questa la copiamo. Ok, andiamo. Va bene, dai, va bene. Sarà mica morto, eh? Mancanza di ossigeno, fa niente. L'acqua sì, invece fa qualcosa. Però noi poi, una volta fatto, germi. Ok, sembra tutto a posto. Germi, una volta fatto. Qua si può mettere seme di albero. Questa è la pianta migliore del decoro.
Carina. Ricerca, cosa facciamo? A caso, perché non saprei cosa fare. Germi qua stanno diminuendo. Qua noi avremo il supercavo, dicevo, da questo supercavo noi praticamente ci colleghiamo tutto. Arriveremo giù qua alle batterie. E andiamo a rimuovere queste. E quello che c'è già, lascio così perché sennò diventiamo scemi. Però da lì si può andare a collegare anche di là. Tra l'altro, attenzione che nel frattempo mi hanno anche. Tra l'altro. Nel mentre mi hanno liberato. Bravi. Bravi. Questa cazzata. Annulliamola, lasciamo lì. Questa la lasciamo lì. Queste stanno aspettando la terra. Ma non è che non c'ho la terra invece. No, c'è. Non c'ho rame. Non so chi gli ha detto di farlo, ma terra c'è. Minerale di rame dobbiamo tenere in vista. Minerale di rame, eccolo qui. E se si decidessero. Qualcuno ha combinato un pasticcio dove? Dove cazzo l'avete? Ma perché mi stanno facendo sta cazzata qua? Perché? E non state facendo questa cazzata invece, che è più importante? Cristo. Io adesso me ne sbatto il cazzo e comincio a farvi tutte le tubature e vi lascio lavorare così. Perché non è possibile. Mettiamo questo, lo rimuoviamo. Come si fa? Ok. Pompa dell'acqua. Me ne sbatto le balle perché a sto punto. Pompa dell'acqua. Qui. Poi elettrico, mettiamo la resistenza, non c'è più.
cazzo è adesso la resistenza? Ma che copia? Dov'è finita? L'ho persa. Ponte, cavo, generatore. Dove cazzo è? Ma non è possibile. Dove cazzo l'ho messa la resistenza adesso? Qui? 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 No, da nessuna parte. Da nessuna cazzo di parte. Non ho il minerale metallico. Questi due ci servono. Vabbè, oh, lasciamoli andare così. Il problema è che non hanno l'acqua. Qua ce n'è davvero davvero poca. È una priorità qui. Per forza, eh. Dai che dopo va sull'ossigeno, no? Facciamo anche delle alghette. Quello va a scavare, non si sa per quale motivo. Qua l'acqua è veramente, veramente, veramente bassa. Anidride carbonica, non c'era qualcosa per trasformare l'anidride carbonica? Allora, filtro per gas. Gas. Allora. C'era qualcosa fatto apposta. Oh santo cielo, ma qua c'è caldissimo, 40 gradi. Qua c'è caldissimo. Spaccaroccia potremmo spostarlo, dite. Vediamo come è collegato, semplicemente così. Quindi lo spaccaroccia io lo scollegherei. Demolizione. Spaccaroccia. Vero spaccaroccia. Porco cane, mi serve per forza, eh. Spaccaroccia, produciamo materiali finiti partendo dalle risorse gregge.
tubatura. Ha bisogno dell'acqua in ingresso, allora no. Allora no. Siamo al punto di partenza. Dove cazzo l'ho preso adesso? Che fastidio quando... Dov'è? Qua. Qua, bello spaccaroccia. Fanculo. Quelli li lasciamo per sicurezza, si sa mai. Vediamo dai, però comunque siamo... Madonna, ho finito il cibo di nuovo. Perché ho finito il cibo? Perché qua nessuno sta facendo sta cosa. Polenta. Vediamo come va, dai, vediamo se riusciamo a salvare anche questa. Comunque, siamo giunti alla conclusione. Grazie a tutti per essere passati. Mi raccomando, passate nel Discord. Se scrivete in chat semplicemente punto esclamativo a Discord, vi viene fuori automaticamente il link per il Discord. Eccolo lì. Per l'acqua sporca, cosa ne faccio dell'acqua sporca? Allora, l'idea è che, mamma mia, se è drastica la situazione qui. L'idea di tutta questa acqua sporca, vedi che c'è la pompa qua, è di prendere tutta quest'acqua qui, portarla tramite le tubature che un pezzo hanno già fatto, portarla qui, mettergli una resistenza che adesso non posso ancora fare perché ho dovuto eliminare lo spaccaroccia. Però, ah no, eccolo qua, tiepidente per liquidi, qua, così facendo, qua, la elimino, cioè gli elimino i germi, però, qua, perché questa zona è molto fredda, da qui tiriamo su un cavo che arriva in questa situazione qui, questa qui, che poi metterò a posto nella... maniera giusta. Adesso devo un attimo decidere dove metterlo, qui ad esempio, perfetto, così nel frattempo in questo posto qui ha il tempo di raffreddarsi un pochino, perché poi tra l'altro qui voglio mettere anche un attrezzo che è questo qui, mi sembra, te lo faccio vedere subito. Sparito questo, che raffredda i liquidi ed emette caldo nelle vicinanze, ma noi qua non ci interessa che metta caldo nelle vicinanze. Passa qua nel setaccio che viene pulito, che viene pulita l'acqua, e dopo che l'acqua è stata pulita di qua, questo qua continuerà il tubo e andrà a finire qua dentro nell'acqua pulita che poi riutilizzeremo. Questo è il ciclo, l'idea del ciclo che io voglio far fare all'acqua. Il problema è che non mi stanno più lavorando, non mi stanno più lavorando perché manca cibo, perché insomma varie situazioni che andavano sistemate con un attimino più di criterio. Però questa diciamo che è una partita che è stata recuperata, perché questo non lo stanno facendo, che è stata recuperata diciamo mentre ero sicuro di morirci male, quindi ti dirò non sono neanche così poco contento di ciò che è successo. Alla fine siamo riusciti a risalvarla un po', quindi non male.
Questa è l'idea generale, diciamo, su Inus. Comunque domani andiamo avanti con... Adesso è tempo di chiudere, volevo vedere se riuscivo a sistemare un attimo questa situazione prima di finire, ma siamo ancora in alto mare. Domani andiamo avanti, se vuoi lasciare un follow, domani vedrai il continuo di come va. E magari riusciamo a fare quel discorso lì dell'acqua sporca, riusciamo a recuperare tutto e viene fuori qualcosa di carino. Qua, distributore automatico, assolutamente. Qua è finita di nuovo l'acqua. Eccolo qua, benvenuto. Cazzo, qua è finita di nuovo l'acqua. Io dove cazzo la prendo l'acqua? Da qui. Che però si devono svegliare a fare. Ah, c'è. Posto. Risolta. Però perché mi pare che non stiano... Là sopra c'è l'acqua, sì, ma non ci arrivano. Mancanza di risorse qui. Nuove creazioni disponibili. Oddio mio. Vediamo un po'. Sommario coloniale. Madonna, quanta roba. Se ci sono, guardo volentieri. Sì, ci mancherebbe nulla. Nessun impegno, ci mancherebbe. Però è carino, è un gioco che ti prende abbastanza. Cioè, giuro, non riuscirei a smettere di giocare a sto gioco. Però è carino, cioè è un po' punitivo. Allora, è vero che ho fatto anche la partita in modalità sopravvivenza, che c'era scritto grosso così, se è la prima volta che giochi non fare in modalità sopravvivenza, e io ci penso io, infatti è andata una merda. Però oltre a questo è abbastanza punitivo, cioè rispetto ad altri giochi di questa tipologia qua devi stare proprio attento, cioè ogni piccolo compito in più, una priorità in più, cioè, rischi di portare a... Cioè, sono tante cose che devi tenere a mente. Però ti dico, funziona, cioè, è divertente, ci giochi e ti passa via. L'unica cosa è che devi stare straattento a tutte queste cose qua, come il discorso dell'acqua calda, dell'acqua sporca che chiedevi prima. Esatto, proprio il brivido del rischio. Cioè, quel discorso lì dell'acqua sporca me l'ho registrata dicendo, ma sì, tranquillo qua, la prende, la ciuccia fuori, la porta di qua, che adesso tra l'altro sta già funzionando e questo non è un bene perché se l'acqua sta arrivando qui, me la mette già qua dentro, che qua devo finire di scavare, oh santo cielo. Però, sai, me l'ero già stato dicendo, ma sì, tanto adesso fanno questo, cioè fanno, scusami, questo e quel discorso qui a posto. E invece sono rimasto qua senza acqua qua, che era la mia fonte di acqua pulita, senza acqua qua, che sono dovuto andare a prenderla praticamente a cani cattì, come vedi. Non capisco perché c'è la piantina di merda, ecco perché non me lo fa mettere. C'è sta piantina del cazzo. Guarda che rimango senza acqua. Non l'avevo vista. Voglio un po' di priorità. Là. E quindi ecco. Ho detto, ma sì, ci penso io. È finita malissimo. Qua l'acqua sta già arrivando. No, devo spegnerla perché se arriva è un casino. Pompa, disattiva struttura. Qualcuno vada a spegnerla per cortesia perché sennò mi succede un casino. Inoltre, le tubature del bagno, quindi bagno, lavandino, così sono tutte pronte per arrivare a scaricare qua dentro. Quindi è tutto un circolo. L'acqua sporca che producono finisce qua, l'acqua che finisce qua viene mandata là. Viene pulita, viene ricciucciata e viene rimessa qui. Il problema è che non c'ho acqua pulita da usare, quindi è... Però dai, domani si va avanti, per sempre per le 2. Giocherò 3-4 orette ancora. Adesso fuori live provo a sistemare giusto due cose, giusto per far sì che non fallisca male, però volentieri, se domani ci sei,
Volentieri, ci vediamo domani. Comunque, ricordo a tutti di unirsi al Discord, che se volete, per trovare nulla di impegnativo, però potete trovare altre persone che giocano i vostri giochi. Cibo non refrigerato, fantastico, vuol dire che non c'è corrente, perfetto. E oltre a questo, basta, ricordatevi di dare da mangiare al procione, che sennò ci si offende, mi raccomando. E ci vediamo domani con, sempre con Oxygen Not Included. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao belli!